Musica, fuochi d'artificio, brindisi. Il 2017 è stato salutato nelle piazze di tutta Italia, dove le persone, nonostante le imponenti misure di sicurezza e allarme attentati, non hanno esitato a partecipare, ballare e divertirsi o per iniziare gioiosamente il nuovo anno. Tante le iniziative in Calabria, dal tradizionale tuffo in mare di Capodanno per salutare l'anno nuovo, in molte città costiere, nonostante le temperature gelide degli ultimi giorni, come a Catanzaro, Reggio e nella Locride. Alla visita nei parchi e musei, soprattutto al Museo Archeologico Nazionale di Reggio, dove diverse centinaia di visitatori hanno approfittato del ponte di Capodanno per visitare i bronzi di Riace e conoscere il nuovo museo. Soprattutto però molti eventi nelle principali piazze calabresi per salutare il nuovo anno, come a Catanzaro nel centro storico, 30 minuti dopo la mezzanotte, con il doppio concerto di Eman, Opa Cupa e Eruzioni di Pega Onda in Piazza Prefettura. Lo scenario della rinnovata Piazza Bilotti ha fatto invece da fondale alla notte di Capodanno a Cosenza, con l'attesissimo concerto del noto cantante spagnolo Alvaro Soler, interprete di hit estive come il mismo Sol e Sofia. Da ascoltare e soprattutto da ballare anche nella Locride, come la manifestazione in piazza Locrion Nice, con il ritorno del gran veglione di Studio 54 Network, con la più grande discoteca all'aperto per una grande festa lunga fino alle prime luci dell'alba, con il capodanno 2017 dei Winter East sul lungomare di Roccella, o a Caulone in piazza Bottari con Mimmo Cavallaro e Alfio Antico. Non sono mancati però neanche i guai. E di 5 feriti, di cui uno solo più grave, che ha perso l'occhio destro, il bilancio dei botti di Capodanno in Calabria. A Palmi nel Regino, l'esplosione di un petardo ha provocato lo scoppio del bulbo oculare ad un uomo di 48 anni. Sempre nella zona della piana di Gioia Tauro, a Polistena, c'è da registrare anche l'episodio di un probabile colpo di arma da fuoco all'interno di un'abitazione, che però non ha provocato alcun danno. Due feriti lievi in provincia di Catanzaro, tra cui un minore del capoluogo che ha riportato un'ustione alla mano destra, e un uomo di 48 anni di Lamezia Terme, rimasto ferito lievemente alla gamba sinistra. Le altre due persone, con ferite leggere, sono della provincia di Vibo Valentia, rispettivamente di Acquaro e San Gregorio di Pona, e se la sono cavata con delle semplici medicazioni. Tutto tranquillo invece nelle province di Cosenza e Crotone.